Premier Conte, altri Presidente medici. del Consiglio d'Italia, Giorgia Meloni. Dunque, grazie e buonasera a tutti. E ovviamente voglio ringraziare di cuore il Primo Ministro Moraieschi per questa ennesima occasione che abbiamo avuto di incontro. Io sono molto molto contenta di essere qui a Varsavia oggi, non è un caso. Credo che questo dimostri ancora una volta la forza del legame che esiste tra le nostre due nazioni, che è certamente un legame, ad esempio, economico-commerciale che continua a crescere. Il Primo Ministro Moraieschi lo ricordava, noi nello scorso anno abbiamo raggiunto la cifra record di interscambio di 29 miliardi di euro e siamo certi che questo lavoro possa crescere. Ci sono attualmente in Polonia circa 2.600 aziende italiane che insomma, in tutto impiegano, credo, intorno a 100.000 persone, e questo fa sì anche che i nostri rapporti culturali continuino a crescere e che il nostro legame continui a crescere. Mateusz mi ricordava in queste ore come noi siamo le uniche due nazioni al mondo che reciprocamente citano loro stesse, cioè l'altra, nel proprio inno nazionale. Ci sono stati italiani che hanno sacrificato se stessi per la libertà della Polonia, ci sono stati polacchi che hanno sacrificato se stessi per l'unità d'Italia. Questo ci lega oltre ogni altra cosa, come tante altre figure ci hanno legato nel corso della storia. Penso a Giovanni Paolo II, quel gigante della storia, quel gigante della fede, quel gigante dell'identità, che io ho avuto l'onore di conoscere, e forse Mateusz non sa che il giorno in cui il governo italiano, il nuovo governo italiano, ha giurato nelle mani del capo dello Stato, ricorreva proprio la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. Quindi sono tantissimi i legami che abbiamo e c'è anche un'amicizia personale che insomma con Mateusz portiamo avanti da anni, una idea molto simile, molto compatibile di quello che debba essere oggi l'Unione Europea come attore internazionale. Noi vogliamo un'Europa che sia un gigante politico e non un gigante burocratico e per quell'Europa lavoriamo. Vogliamo un'Europa e lavoriamo per un'Europa nella quale viga il principio di sussidiarietà, non faccia Bruxelles quello che può meglio fare Roma o Varsavia, faccia Bruxelles quello che Roma e Varsavia non possono fare da sole. Scusate, io ho un problema di tosse, se c'è un bicchiere d'acqua mi aiuta. Lo abbiamo visto anche nell'ultimo Consiglio europeo, dove si discute. Ah, c'era l'acqua, scusate. Ce l'ho. Sono stata la scorsa settimana con l'influenza, perdonatemi. Ok, lo abbiamo visto anche nello scorso Consiglio europeo, dove si discutevano alcune importanti materie sulle quali la posizione italiana e la posizione polacca sono state posizioni molto compatibili sulla materia della competitività delle nostre imprese, sulla materia dell'immigrazione. In tema di competitività, ad esempio, noi ci rendiamo conto di come l'Unione Europea abbia bisogno oggi di misure molto concrete per aiutare le sue aziende, che non possono favorire qualcuno a discapito di qualcun altro. Se alcuni chiedono un allentamento delle norme sugli aiuti di Stato, è bene che questo non produca una distorsione del mercato interno. Noi abbiamo chiesto e nelle conclusioni del Consiglio europeo ho ottenuto che si discuta di una piena flessibilità dei fondi esistenti, che si tenga conto delle scelte che si stanno facendo anche nel dibattito sul nuovo patto di stabilità e crescita, e insomma è un lavoro che abbiamo fatto insieme, così come sull'immigrazione. Continuiamo a ritenere che il dibattito debba essere sulla dimensione esterna dei confini europei. È inutile discutere i movimenti secondari se a monte non discutiamo di fermare i movimenti primari degli immigrati illegali. Non possiamo continuare a consentire che la selezione d'ingresso in Europa venga fatta da bande di trafficanti. Non possiamo continuare a confondere due materie che sono completamente diverse, che sono immigrazione e profughi. Cerchiamo risposte serie, perché crediamo che un'Europa seria di affrontare i temi con pragmatismo si debba occupare, così come crediamo che si debba occupare di difendere le sue tante specificità, le sue tante identità. Mateusz Morawiecki faceva riferimento al tema, ad esempio, delle tante eccellenze, no? Che ci sembra molto spesso vengano
aggredite. Noi non siamo niente senza le nostre identità, senza le nostre eccellenze, senza quei prodotti che hanno fatto grande la nostra civiltà. E continueremo a difenderli, continueremo a difendere il diritto di bere un buon bicchiere di vino e di mangiare carne che non sia sintetica. Sono battaglie che conduciamo insieme. Quindi grazie, grazie per ovviamente queste discussioni, ma soprattutto aiuto. Siamo umani. Vabbè. Ma soprattutto, tutte queste materie hanno ancora più senso di fronte all'aggressione russa verso l'Ucraina a danno dell'Ucraina. Il governo polacco e voi sapete quanto l'Italia sia stata decisa a sostegno dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione. Ci siamo stati con il sostegno finanziario, militare, umanitario, civile. A 360 gradi l'Ucraina sa di poter contare su di noi e la Polonia sa di poter contare su di noi. Perché un'altra ragione per la quale io sono qui oggi è per ribadire che oggi, di fronte al conflitto ucraino, la Polonia rappresenta il confine morale e materiale dell'Occidente ed è una nazione alla quale noi come europei dobbiamo dire grazie per il lavoro straordinario che sta facendo a sostegno dell'Ucraina. Ovviamente l'Ucraina può contare sull'Italia perché, come abbiamo dimostrato dall'inizio, anche trasversalmente ai governi, ci siamo stati e ci saremo e quindi anche la Polonia può assolutamente contare sul nostro sostegno. Grazie e scusatemi. Grazie. Dziękuję, Szanowni Państwo. Na tym kończymy Grazie mille, oświadczenia. qua Bardzo proszę. finiamo le Premierze. dichiarazioni dei primi ministri.